il furore agonistico magari ve lo può spengere un po' tutta la situazione che c'è fuori dal campo? La situazione che c'è fuori dal campo non ci toglie nessun tipo di furore agonistico, perché le abbiamo divise le due cose, quindi non abbiamo, noi quando abbiamo fatto il comunicato non l'abbiamo fatto a caso, non abbiamo fatto un comunicato così tanto per farlo. La verità è che vogliamo dare anima e corpo e cuore per questo obiettivo. Lo faremo fino in fondo, a prescindere da quello che verrà fatto da chi si occupa di altro. Però lo chiedo a te perché sei sempre uno molto sincero, con quel comunicato è sembrato che qualcosa si sia staccato tra voi e la società. No, non è questione di staccato, non staccato, ognuno giustamente è il gioco dei ruoli, quindi noi dobbiamo dare tutto in campo, poi la società deve fare invece le cose che una società deve fare, tra le quali rispettare le scadenze e tutte le cose che prevede, tutto quello che prevede il percorso di una società. Noi in campo, secondo me, possiamo fare sconfitte, cose, però credo che... E non lo diciamo questo per farci compatire dalla gente, sia chiaro, noi lo diciamo semplicemente perché riteniamo di essere una squadra che dà sempre quello che ha. Poi se a volte risulta poco, risulta non sufficiente, questo... Però io posso testimoniare che noi diamo quello che abbiamo. Poi fuori, ti ripeto, non è questione di scissione, non ci serve neanche tanto fare grosse polemiche a riguardo. Noi naturalmente abbiamo un disagio, c'è, però vedremo come andranno avanti le cose. E noi, insomma, ti ripeto, noi cerchiamo di fare il nostro e bisogna che loro cerchino di fare il loro. Ecco, com'è nata questa decisione di arrivare al campo ognuno per conto vostro, dopo aver mangiato ognuno per conto vostro questo pomeriggio? Come ti ho detto inizialmente, semplicemente, se avete letto insomma il comunicato, è semplicemente di cercare di gravare meno su determinate spese, perché magari se si può risparmiare qualcosa su una cosa tipo l'albergo, tipo il pranzo insieme, si spera che questi soldi risparmiati vengano usati per qualcos'altro. E quindi magari può pagare, non so, qualcuno che non siamo magari noi giocatori, ma che sia chi ci piega le maglie, chi ce le lava, chi ci taglia l'erba. Questo per comunque sia per far sì che tutto funzioni al meglio. È sembrato anche chiaramente un bel segnale che avete mandato a livello mediatico, anche di stampa, leggendo questa mattina i commenti sui giornali, però non tutti forse questo segnale lo hanno apprezzato allo stesso modo. Sai, questo è, ti ripeto, noi abbiamo fatto le dichiarazioni che abbiamo fatto consapevoli e credo insomma che abbiate capito anche con la mia spiegazione quello che volevamo intendere nei nostri comunicati e con le nostre azioni. Non è niente che vuole leggere il risultato sportivo, che anzi, se non mangiare insieme, non venire in pullman potesse toglierci qualcosa dal punto di vista calcistico, non l'avremmo fatto. Quindi su questo siamo tutti d'accordo, quindi è una cosa che abbiamo fatto di comune accordo con staff e giocatori, e quindi questo è quello che abbiamo fatto, è la linea che comunque manterremo, soltiamo tutto fino alla morte e poi che qualcosa cambi da parte loro. Grazie.